Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il giovedì 22 di luglio del 2021, noi siamo qui per leggere la parola del Signore tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi leggiamo la parola di Dio affinché questa parola possa entrare nel nostro cuore. Ti invito anche perché domani mattina, il venerdì, tu possa venire a pregare insieme a me, perché c'è Alba Nuova Potenza nella preghiera. Sempre durante questo periodo estivo, noi stiamo pregando il lunedì, mercoledì e venerdì, quindi domani venerdì noi staremo insieme a pregare al Signore. Mandami le tue richieste di preghiera, noi pregheremo a Dio Padre nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Ma ora che noi vogliamo leggere la parola del Signore, vogliamo subito oggi continuare la lettura del libro di Secondo Samuele. Oggi noi leggeremo due capitoli, leggeremo il capitolo 20 e il capitolo 21. Parola del nostro Signore. Seconda Samuele 20 e poi capitolo 21. C'era là un uomo scellerato di nome Seba, figlio di Bicri, un beniamita, il quale suonò la tromba e disse: «Noi non abbiamo nulla da spartire con Davide, non abbiamo nulla in comune con il figlio di Isai. O Israele, ciascuno ha la sua tenda». E tutti gli uomini di Israele ripresero la via delle alture, separandosi da Davide per seguire Seba, figlio di Bicri, ma quelli di Giuda non si staccarono dal loro re e l'accompagnarono dal Giordano fino a Gerusalemme. Quando Davide fu giunto a casa sua a Gerusalemme, prese le 10 concubine che aveva lasciate a custodia del palazzo e le fece rinchiudere. Egli somministrava loro gli alimenti, ma non si accostava loro, e rimasero così rinchiuse, vivendo come vedove, fino al giorno della loro morte. Poi il re disse a Amasa: «Radunami tutti gli uomini di Giuda entro 3 giorni e anche tu trovati qui». Amasa dunque partì per radunare gli uomini di Giuda, ma tardò oltre il tempo fissatogli dal re. Allora Davide disse a Abisai: «Seba, figlio di Bicri, ci farà adesso più male di Absalom. Prendi tu la gente del tuo signore e inseguilo, perché non trovi delle città fortificate e ci sfuga». Abisai partì, seguito dalla gente di Joab, dai Cheritei, dai Peletei e da tutti gli uomini più valorosi. Uscirono da Gerusalemme per inseguire Seba, figlio di Bicri. Si trovavano vicino alla grande pietra che è Gabon, quando Amasa venne loro incontro. Joab indossava la sua veste militare, sulla quale cingeva una spada che, attaccata al cinturino, gli pendeva dai fianchi nel suo fodero. Mentre Joab si faceva avanti, la spada gli cade. Joab disse ad Amasa: «Come stai, fratello mio?» Con la destra presa Amasa per la barba per baciarlo. Amasa non fece attenzione alla spada che Joab aveva in mano e Joab lo colpì al ventre e gli intestini si sparsero per terra. Non lo colpì una seconda volta perché Amasa morì. Poi Joab e Abisai, suo fratello, si misero a inseguire Seba, figlio di Bicri. Uno dei giovani di Joab era rimasto vicino ad Amasa e diceva: «Chi vuol bene a Joab e chi è per Davide segua Joab». Intanto Amasa era immerso nel sangue in mezzo alla strada. Quell'uomo, vedendo tutto il popolo si fermava, che tutto il popolo si fermava, trascinò Amasa fuori dalla strada in un campo e gli buttò addosso un mantello, perché aveva visto che tutti quelli che gli arrivavano vicino si fermavano. Ma quando egli fu tolto dalla strada, tutti passavano al seguito di Joab per dare addosso a Seba, figlio di Bicri. Joab attraversò tutte le tribù di Israele fino a Bel Bet Maaca. Tutto il fior fiore degli uomini si radunò e lo inseguì. Giunsero ad Abel Bet Maaca e vi assediarono Seba.
innalzando contro la città un terrapieno che dominava le fortificazioni. Tutta la gente che era con Joab scanava le mura per farli crollare. Allora una donna di buon senso gridò dalla città: «Udite, udite, vi prego, dite a Joab di avvicinarsi perché gli voglio parlare». Quando egli gli si fu avvicinato, la donna gli chiese: «Sei tu Joab?» E gli rispose: «Sono io». Allora lei gli disse: «Ascolta la parola della tua serva». E gli rispose: «Ascolto». Lei riprese: «Una volta si diceva, si domani consiglio ad Abel». E così si giungeva a una conclusione. Abel è una delle città più pacifiche e più fedeli in Israele. E tu cerchi di far perire una città che è una madre in Israele? Perché vuoi distruggere l'eredità del Signore? Joab rispose: «Lungi, lungi da me l'idea di distruggere e di guastare». Il fatto non sta così. Un uomo della regione montuosa di Efraim, di nome Seba, figlio di Bicri, ha alzato la mano contro il re, contro Davide. «Consegnatemi, lui solo, e io mi allontanerò dalla città». La donna disse a Joab: «La sua testa ti sarà gettata dalle mura». Allora la donna si rivolse a tutto il popolo con il suo saggio consiglio e quelli tagliarono la testa a Seba, figlio di Bicri, e la gettarono a Joab. Questi fece suonare la tromba, tutti si allontanarono dalla città e ognuno tornò alla sua tenda e Joab tornò a Gerusalemme dal re. Joab era il capo di tutto l'esercito di Israele. Benaia, figlio di Ioada, era il capo dei Cheritei e dei Pelitei. Adoram era addetto ai lavori forzati. Iosafat, figlio di Ailud, era archivista. Sei era segretario. Sadoc e Abiatar erano sacerdoti. Anche Ira de Iair era ministro di Stato di Davide. Secondo Samuele capitolo 21. Al tempo di Davide ci fu una carestia per 3 anni continui. Davide cercò il volto del Signore e il Signore gli disse: «C'è un debito di sangue che pende sul Saulo e sulla sua casa, perché egli fece perire i Gabaoniti». Allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. I Gabaoniti non facevano parte dei figli di Israele, ma erano un residuo degli Amorrei. I figli di Israele si erano legati a loro per giuramento. Tuttavia Saul, nel suo zelo per i figli di Israele e di Giuda, aveva cercato di esterminarli. Davide disse ai Gabaoniti: «Che cosa devo fare per voi? In che modo posso espiare il torto fattovi perché voi benediciate l'eredità del Signore?» I Gabaoniti gli risposero: «Tra noi e Saul e la sua casa non è una questione d'argento o d'oro, e non spetta a noi di far morire gente di Israele». Il re disse: «Che cosa volete dunque che io faccia per voi?» Essi risposero al re: «Poiché quell'uomo ci ha consumati e ci aveva programmato di esterminarci per farci sparire da tutto il territorio di Israele, consegnaci 7 uomini tra i suoi figli e noi li impiccheremo davanti al Signore, a Gibea di Saul, l'eletto del Signore». Il re disse: «Ve li consegnerò». Il re risparmiò Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, a causa del giuramento che Davide e Jonathan, figlio di Saul, avevano fatto tra di loro davanti al Signore. Ma il re prese i 2 figli che Rispa, figlia di Aia, aveva partorito a Saul, Armoni e Mefiboset, e 5 figli di Merab, figlia di Saul, aveva partorito ad Adriel, Meoloa, figlio di Barzilai, e li consegnò ai Gabaoniti, che li impiccarono sul monte davanti al Signore. Tutte e 7 perirono assieme, furono messi a morte nei primi giorni della mietitura, quando si innalzava a mietere l'orzo. Rispa, figlia di Aia, prese un cilicio, lo stese sulla roccia e stette là dal principio della mietitura fino a che l'acqua non cadde dal cielo sui cadaveri. Lei impedì
agli uccelli del cielo di posarsi su di essi e di giorno e le bestie selvatiche di avvicinarsi di notte. Fu riferito a Davide quello che Rispa, figlia di Aia, concubina di Saulo, aveva fatto. Davide andò a prendere le ossa di Saulo e quelle di Jonathan, suo figlio, presso gli abitanti di Jabes e di Galaad, i quali avevano portati via dalla piazza di Bet-San, dove i Filistei avevano appeso i cadaveri quando avevano sconfitto Saulo sul Gilboa. Egli portò di là le ossa di Saulo e quelle di Jonathan, suo figlio, e anche le ossa di quelle che erano state impiccate furono raccolte. Le ossa di Saulo e Jonathan, suo figlio, furono sepolte nel paese di Beniamino a Sela, nella tomba di Chis, padre di Saulo. Fu fatto tutto quello che il re aveva ordinato. Dopo questo, Dio fu placato verso il paese. Ci fu di nuovo guerra tra i Filistei e gli Israeliti, e Davide scese con la sua gente a combattere contro i Filistei. Davide era stanco. E Isbi Benob, uno dei discendenti di Rafa, che aveva una lancia di rame del peso di 300 sicle e portava un'armatura nuova, manifestò il proposito di uccidere Davide. Ma Abisai, figlio di Seruia, venne in soccorso al re, colpì il Filisteo e lo uccise. Allora la gente di Davide gli fece questo giuramento: tu non uscirai più con noi a combattere ed eviterai che si spenga la lampada di Israele. Dopo questo ci fu un'altra battaglia con i Filistei a Gob. Allora Sibeccai il Cusatita uccise Saf, uno dei discendenti di Rafa. Ci fu di nuovo battaglia con i Filistei a Gob ed Elcanan e i figli di Iare Oregim di Betleme. Uccise Goliat di Gat, che aveva una lancia robusta come un subbio da tessitore. Ci fu un'altra battaglia a Gat, dove si trovò un uomo di grande statura che aveva 6 dita in ciascuna mano e in ciascun piede, in tutto 24 dita, e che era egli pure dei discendenti di Rafa. Egli insultò Israele e Jonathan, figlio di Simea, fratello di Davide, lo uccise. Questi 4 uomini erano nati a Gat, della stirpe di Rafa. Essi perirono per mano di Davide e per la mano della sua gente. Parola del Signore. Vedi, Davide ha lottato durante tutta la sua vita, eppure quando era stanco ha dovuto combattere. Quando era vecchio e anziano ha dovuto combattere. Noi dobbiamo ricordarci che le battaglie continueranno durante tutta la nostra esistenza, ma se noi confidiamo nel Signore, la nostra vittoria è garantita. Non dico necessariamente solo su questa sfera umana e terrena, ma in quella che c'è dell'avvenire, della salvezza, perché Cristo Gesù è morto, si è incarnato, è morto, è stato seppellito, è risorto e sta tornando, e noi vivremo con il Signore per merito suo, per merito della sua grazia. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Un forte abbraccio, un santo bacio. Ti aspetto domattina per Alba Nuova, potenza nella preghiera.